Facciamo un applauso, signore e signori, sul palco del Caselle Film Festival, l'ingegnere Nicola Matarazzi. Accogliamolo con un calorosissimo applauso mentre l'ingegnere si accomoda. Ecco, io voglio soltanto ricordare alcuni dei suoi grandi lavori: i modelli Ferrari GTO e GTO Evoluzione Testa Rossa, il rinomato F40. L'ingegnere ha lavorato ancora per la Bugatti realizzando la EB110. Infine, come ultimo modello, vogliamo ricordare il modello Edonis coprodotto insieme ad altri colleghi. Buonasera ingegnere, ora una serata che arriva, ecco, dal cuore del comune di Caselle in Pitteri, un comune che l'ha vista nascere. Io difatti sono nato a Caselle e ci sono vissuto fino a 10 anni facendo tutte le scuole elementari, poi sono andato a Sabra. Quindi qui c'erano i miei nonni e quindi poi ci sono venuto fino a quando ho potuto, quasi tutte le estati. Lei di strada ne ha fatta tanta da quel bambino ad oggi? Insomma, direi di sì. Io dicevo prima al suo collega che il fatto di essere nato qui certamente rappresenta una specie di handicap per uno che vuol fare il mio mestiere, perché qua non è come in Emilia Romagna o come a Torino, dove ci sono delle università predisposte per questa attività. Però direi che siccome questo io ho scelto di fare questo lavoro e sono riuscito a farlo, che è stato un grosso successo per me. Secondo me il fatto poi di essere partito da Caselle è un qualcosa in più per quello che ha rappresentato la mia carriera. Perché... l'incontro con Ferrari, il suo Ferrari? Beh, con Ferrari sì, direi che difatti io non ho lavorato per la Ferrari, io ho lavorato per Ferrari, che è diverso, è profondamente diverso. Ma direi che con l'ammendatore io sono 10 anni assieme, tutto sommato lui era molto soddisfatto, tant'è che Ferrari disponeva di un ufficio marketing per la decisione sui modelli da produrre, ma non valeva niente perché le macchine decidevamo io e lui, e quindi eravamo arrivati a questo livello di quasi di confidenza e di decisione. Ma poi la Ferrari ha rappresentato una tappa della mia carriera, perché io poi ho lavorato per molte altre ditte altrettanto importanti, a partire dalla Lancia per esempio, quando era ancora Lancia e non era Fiat. Per l'Abarth, l'Osella, la Bugatti, l'Edonis, insomma ne ho fatte. Oggi che cosa fa l'ingegnere Matarazzi? Oggi si cura i suoi problemi di salute prevalentemente.